2 da Pietrasanta, 2 da Forte dei Marmi, 2 da Lido di Camaiore e 2 da Viareggio. Sono 8 i pullman in partenza per Roma per dire no alla Bolkestein. Vogliamo cercare di difendere a tutti i costi la nostra azienda. Andiamo a Roma a fare un presidio contro, perché c'è un incontro tra Stato e Regioni. E lì vogliamo far vedere che ci siamo, che siamo preoccupati, che il nostro lavoro è praticamente attentato da una normativa europea che noi cerchiamo di far capire che siamo insomma fortemente preoccupati. Una manifestazione a difesa del turismo e delle attività balneari a cui non fanno mancare il loro supporto le istituzioni dal comune di Viareggio alla provincia di Lucca. Il comune di Viareggio non solo è da parte dei balneari, ma sarà in tutte quelle manifestazioni presenti per rivendicare i diritti dei nostri balneari affinché tutto questo cessi finalmente e che si possa fare chiarezza su questa vicenda. Come provincia già da tempo sosteniamo questa iniziativa, la lotta dei balneari, perché crediamo che sia una lotta giusta. È impossibile prevedere queste aste che distruggono veramente le piccole imprese e distruggono il turismo, per cui è importante che gli enti, tutti gli enti, e la provincia tra questi, partecipino a questa iniziativa, a questa solidarietà nei confronti di questi piccoli imprenditori che hanno necessario di avere tanto di sostegno, perché questa asta che vanno a colpire le proprie aziende siano eliminate dalla Bolkestein.